Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 25 aprile è San Marco Evangelista ed è la festa della liberazione, ma forse non tutti sanno che oggi è anche la giornata internazionale del DNA. Celebra la scoperta della struttura del DNA e il suo impatto sulla scienza e sulla medicina. Era il 28 febbraio 1953 quando Francis Crick, fisico britannico, e James Watson, biologo americano, in un pub di Cambridge annunciarono la loro scoperta destinata a rivoluzionare la biologia e l'intero mondo della scienza, la struttura doppia elica del DNA. In poche settimane i due studiosi stesero un articolo e lo inviarono alla rivista Nature, che lo pubblicò il 25 aprile del 1953, motivo per cui questa data è stata scelta per celebrare la giornata mondiale del DNA. La storia del DNA, tuttavia, ha inizio molti anni prima. Oggi è anche la giornata nazionale del picnic e delle scampagnate. È la giornata delle zucchine bread, letteralmente pane alle zucchine, sorta di pancake salato farcito alle zucchine. Tra i nati di oggi nominiamo Guglielmo Marconi, 1874, Al Pacino, 1940, e Ella Fitzgerald, 1917. Tra gli scomparsi ricordiamo Ginger Rogers, 1995, Emilio Salgari, 1911, e Michele Alboreto, 2001.